Miriam Arman Jaskierowicz. Jaskierowicz Arman. La voce è un testo fondamentale per chi vuole conoscere una dimensione alternativa per la voce, per il canto, ma anche per l'unione col mistico. Certo, senza la voce è impossibile a comunicare, non ha solo da fare con il canto, ovviamente, perché lo strumento che si usa per il canto e per il parlare è uguale. Allora, se la, tra virgolette, impostazione della voce parlando è giusto, allora il discorso della voce cantando è molto molto facile. Il problema è che nella vita come viviamo noi, nei insegnamenti come facciamo noi, le cose si sono cambiate, ma siamo a Lecce, allora abbiamo Tito Schipa. E Tito Schipa era uno che sapeva ma esattamente che cosa vuol dire la voce. E un giorno ha fatto una intervista con Magda Olivero. Magda Olivero era una cantante ovviamente grandissima e hanno parlato della voce. Allora Magda ha chiesto a Tito: ma tu come fai la voce? E Tito ha detto: ma i suoni cadono sulle labbra e il fiato li porta fuori. Allora quello è il discorso di quello che faccio io, che si chiama Gyro Vocal Motion Technique, che è il discorso dei miei libri, di tutto quello che faccio, e la parte spirituale, che è la parte veramente necessaria per ogni cantante, per ogni persona, non è un discorso di cantare. Come si parla, che voce si dà all'altro per ascoltare, che cosa e come lo dici, che dopo viene giudicato dagli altri persone. Allora, quello che insegno è la tecnica dei Leviti del Secondo Tempio di Gerusalemme. Come è arrivato tutto questo a me è una benedizione. Lo faccio per 35 anni in tutto il mondo e adesso è uscito, grazie a Dio, il libro in italiano su cui ho lavorato 22 anni e sono felicissimo che distribuzione c'è in Italia, l'editore c'è in Italia e siamo arrivati a un punto che io sono qui a Lecce, per me è un arrivare a qualcosa di stupendo, perché anni e anni e anni parlo di Tito Schipa e a mezzogiorno nella piazza io sento la voce di Tito Schipa, una grande emozione totalmente spirituale e totalmente mistica. Miriam, più pedagoga della voce o vocal coach? Vocal coach non è niente senza la pedagogia. Un vocal coach, se non ha la pedagogia della voce, se non ha la tecnica e come si trasferisce la sua pedagogia ai allievi, non è possibile di insegnare. Una delle cose che per me è più importante in questo momento di tutto altro è di insegnare insegnanti, perché il discorso di un cantante cantando è importantissimo, ovvio, ma noi siamo esseri umani e non ci saremo, e allora si deve veramente iniziare a dare via tutto questo che è scritto nel libro per
solidificare quello che è la sapienza e inserire delle altre persone. Italia deve tornare al punto numero uno del mondo e io sono qui per questo.